Nel Vangelo della domenica scorsa, la prima domenica di Quaresima, la liturgia ci presentava l'inizio del Vangelo di Marco con l'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto. E scriveva Marco che Gesù rimase nel deserto 40 giorni tentato dal Satana. L'Evangelista non intende presentare un episodio della vita di Gesù, ma riassume e anticipa tutta l'esistenza di Gesù. Il numero 40 indica una generazione, quindi per tutta la vita Gesù è stato tentato dal Satana. Ma chi è il Satana? Si scoprirà andando avanti nel Vangelo. Il Satana in questo Vangelo non è un agente esterno, spirituale, nemico di Dio, nemico dell'uomo, ma è il tentatore che fa parte proprio della cerchia dei discepoli di Gesù. Infatti, quando si arriva al capitolo ottavo, Gesù, quando per la prima volta questi discepoli che non hanno capito chi stanno seguendo, loro sono sicuri di seguire il Messia trionfatore, il figlio di Davide, quello che con la forza andrà a conquistare il potere e inaugurare il regno di Israele. Non sanno che invece Gesù non è il figlio di Davide, ma è il figlio di Dio, colui che con amore va a inaugurare il regno di Dio, cioè l'amore universale per tutti i popoli. E questo purtroppo porterà l'opposizione e la persecuzione da parte delle massime istituzioni religiose che lo ammazzeranno. Quindi Gesù per la prima volta annuncia che sarà ammazzato. Ebbene, Simon Pietro afferra Gesù, lo sgrida, esattamente come si usava con i demoni, rimproverandolo di questo, perché il Messia non può morire. Simone vuole che Gesù conquisti il potere. Ebbene, in questo episodio drammatico Gesù si rivolge al discepolo dicendolo: vattene, Satana, torna a metterti dietro di me. Ecco chi è il Satana, colui che si oppone al disegno d'amore di Dio sull'umanità. Ebbene, l'episodio di questa seconda domenica di Quaresima è l'episodio della trasfigurazione. Vediamo, ed è in stretta relazione con quanto abbiamo visto, vediamo cosa ci scrive l'Evangelista, che sei giorni dopo, la data è importante, il sesto giorno, è il giorno della creazione dell'uomo, è il giorno in cui Dio sul Sinai manifesta la sua gloria. In Gesù si manifesta la piena realizzazione del disegno di Dio sull'umanità. Gesù prese con sé e prende i tre discepoli ai quali ha messo un soprannome negativo. Simone, al quale ha messo il nome di Pietro, Pietro significa il testardo, il cocciuto, colui che sarà sempre all'opposizione. E poi i due discepoli, Giacomo e Giovanni, fanatici, esaltati, arroganti, ambiziosi, ai quali metterà il nome figli del tuono, in aramaico Boanerges, dà l'idea proprio del tuono, del fulmine, e autoritari, saranno quelli che per la loro ambizione di avere i primi posti nel regno di Gesù rischieranno di frantumare la comunità. Li conduce su un alto monte, il monte indica la condizione divina, e lì si trasfigura davanti a loro. Gesù mostra che il passaggio attraverso la morte non è la distruzione, come loro pensavano e si opponevano alla morte di Gesù, ma la piena realizzazione della persona. E scrive l'Evangelista, può sembrare un'ingenuità, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Cosa vuol dire? Che questa condizione non è frutto dello sforzo umano, ma effetto dell'azione divina. Quindi la morte non è una distruzione, ma un potenziamento della persona. Ebbene, in questo momento apparve, scrive l'Evangelista, Elia con Mosè. Cosa sono Elia e Mosè? Mosè, lo sappiamo, è il grande legislatore, quello dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, ed Elia è il profeta che con la violenza impose l'obbedienza a questa alleanza. Questi non hanno nulla a che dire ai discepoli di Gesù, infatti conversano con Gesù. Ed ecco che di nuovo Simone, che ha il soprannome di Pietro, cioè il testardo, l'oppositore, continua nella sua azione di Satana tentatore. Che cosa succede? Prendendo la parola, letteralmente reagì Pietro e disse a Gesù: Rabbì. È strano che si rivolge a Gesù chiamandolo Rabbì. In questo Vangelo chiamano Gesù Rabbì i due traditori, Giuda e Pietro. Rabbì significa colui che insegna secondo la tradizione, colui che insegna a osservare la legge. Dice: Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne.
Perché tre capanne? Qual è la tentazione? C'era una festa nel mondo ebraico, e c'è tuttora, la festa delle capanne, che ricordava l'antica liberazione dalla schiavitù egiziana. Per una settimana si viveva sotto le capanne. Ebbene, si credeva che il Messia, il nuovo liberatore, si sarebbe manifestato nel giorno in cui si commemorava l'antica liberazione. Allora il ruolo di Pietro come Satana tentatore e dice a Gesù: questo è il Messia che io voglio, che si deve manifestare. E dice: facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Al posto centrale non c'è Gesù, ma c'è Mosè. Quando ci sono tre personaggi, il più importante viene sempre collocato al centro. Ebbene, per Pietro al centro non c'è Gesù. La tentazione che sta facendo Pietro a Gesù: questo è il Messia che io voglio. Il Messia, secondo la legge di Mosè, imposta con la violenza, come ha fatto il profeta Elia. Ebbene, nel momento che il diavolo tentatore, il Pietro, il Satana, continua a tentare Gesù, ecco che venne una nube, la presenza di Dio, e una voce, la voce di Dio: questi è il figlio mio, l'amato, colui che mi assomiglia. Ed è l'imperativo: lui ascoltate. Non ascoltate né la legge, Mosè, né Elia, né i profeti, ma soltanto il figlio. Cosa significa? Tutto quello che è scritto nella legge, nei profeti, che coincide con l'insegnamento e la vita di Gesù, naturalmente va colto, ma tutto quello che si discosta, tutto questo va tralasciato. Ebbene, la reazione di questi tre discepoli qual è? È di sgomento. Guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Cercano ancora i loro punti di riferimento, cercano ancora la tradizione, cercano ancora Mosè e cercano ancora Elia. E in realtà c'è Gesù solo. E questa delusione di Gesù, che si distanzia dalla legge, si distanzia dalla violenza, sarà quella che poi porterà Pietro, purtroppo, a rinnegare completamente il suo maestro.